finito in questo momento di sentire il pianto di alcuni imprenditori che sono sul lastrico e mi hanno posto la questione riguardante gli aiuti che noi stiamo dando per il pagamento degli affitti dell'abitazione principale. Io non posso fare la stessa misura per le attività commerciali, artigianali, perché si configurerebbero gli aiuti di Stato. Faremo gli opportuni approfondimenti. È ovvio che è una vergogna che soltanto i locali di categoria C, cioè i locali commerciali, possono usufruire solo per il periodo del pagamento di marzo del cosiddetto credito d'imposta e non invece avere una generalizzata attualmente attività di sospensione dei pagamenti. È logico che un imprenditore in questo momento che non ha entrate, che ha cambiali, che non riesce neanche a sfamare la propria famiglia con quella che è la mannaia anche dell'affitto di una attività chiusa, si trova in una situazione di grande disperazione. Cosa significa credito d'imposta? Cioè, pensate, il governo, la misura che ha immaginato per risolvere tutti i problemi di voi imprenditori che avete l'attività con una locazione, è quella di consentire di compensare il 60% del valore di questa locazione con le imposte che dovreste pagare nei successivi mesi. Ma se voi non avete neanche i soldi per pagare le imposte, che cazzo dovete compensare? Ecco che poi dall'alto si aspetta che ci danno l'elemosina, noi 600 euro, gli 800 euro, ma non era più facile invece sospendere in termini definitivi e quindi compensare, pagare direttamente gli affitti ai proprietari e liberare i conduttori per questi 2 o 3 mesi come stiamo facendo noi per quanto riguarda l'affitto dell'abitazione principale? Per ora sono sospese le azioni esecutive fino a giugno, perché il governo ha previsto solo questo, cioè non vi possono buttare fuori, ma a luglio dovete dare questi e gli altri, come si suol dire. E ora prepareremo un documento dove, tra le altre misure che noi chiederemo per un sostegno concreto, senza chiacchiere, senza aspettare, senza questa visione dell'elemosina. Il territorio non vuole l'elemosina, vuole atti di buonsenso. E allora, apposta di dare 600 euro, 800 euro a un imprenditore, a un piccolo imprenditore, a un commerciante, e vi dico anche che gli artigiani sono stati lasciati fuori, per esempio, da questa misura. Quindi l'artigiano deve pagare e neanche compenserà col credito d'imposta. E allora è logico che quando ci troviamo di fronte a queste misure dell'approccio dell'elemosina, ci devono dare l'elemosina, ma preferiamo azioni più concrete, immediate e dirette. Quali? Paga tu, Stato, direttamente l'affitto di chi è in queste condizioni. Paga tu direttamente, Stato, le bollette dell'Enel e del gas alle famiglie, apposta di pensare alla distribuzione di risorse per genere alimentari e quindi a mettere in moto un meccanismo anche sotto il profilo burocratico pazzesco. Quando parlo di Repubblica delle banane, intendo dire questo. Stasera, nella nostra consueta diretta, parleremo anche, cominceremo a parlare di queste misure che rientra nella strategia. Io mi fido di te. O lo Stato si fida della propria gente che paga le tasse e quindi in questo momento mette da parte questa visione dell'elemosina di Stato e soprattutto del pagamento del pizzo istituzionale attraverso la burocrazia, o è inutile qualunque tipo di sforzo, perché questo significa uno Stato che continua ad avere una visione liberticida del proprio popolo, di quel popolo che dà le condizioni, garantisce le condizioni a uno Stato di essere degno di questo nome. Ma stasera ne parleremo nel dettaglio. Per ora, massima vicinanza a tutti gli imprenditori che in questo momento vivono questa tragedia.